Ciao Lorenzo, grazie ciao, di essere mio. Con noi al nostro Hot Corner. Grazie a voi. E, parlaci del tuo progetto e com'è nato l'idea, come l'hai sviluppato e cosa vuol dire per te essere qua. Sì, beh, innanzitutto sono molto felice di essere qui, in mezzo a tanti altri bei corti. Beh, è un corto nato da un periodo un po' difficile per me e per tutti, che è stato quello del Covid, e anche quello che c'è stato dopo il Covid. Sostanzialmente il film parla di una donna che in qualche modo si trova incapace di comprendere il mondo circostante e quindi trova nella fede una sorta di rifugio. Però anche nella fede poi, diciamo, la vita la porta un po' fuori strada, ecco. Cioè anche la fede poi diventa un interrogativo che non porta pace ma porta ancora più confusione in lei. Quindi il titolo del corto è dell'amour perdu, perché perché appunto si racconta un duplice amore che questa donna si trova a perdere. E questo. E l'hai ambientato nel passato? Sì. E come hai scelto il periodo storico? E c'è una motivazione precisa per cui hai scelto un determinato, appunto, una determinata epoca? Sì, ma in realtà, ecco, all'inizio avevo questa storia da un po' nel cassetto, però era un po' diversa, era ambientata in Italia. E c'erano alcune forzature storiche che non mi piacevano, e quindi ad un certo punto, dato che l'attrice del corto, Catherine Bertoni, è di origine belga e parla un perfetto francese, e siccome appunto volevo che il corto fosse tutto concentrato su di lei, ho pensato perché non spostarlo in Francia e risolvere tutta una serie di forzature che poi insomma avrebbero dato un po' fastidio, ecco. E hai avuto delle reference particolari per il tuo progetto? Beh, sì, tante. Ho un po' paura a dirlo perché poi si creano dei confronti ed è pericoloso, però sì, sicuramente tante. Cioè, il tono, diciamo, bellico della storia ho cercato di riprenderlo da Melville, da un film che si chiama, mi viene il titolo in italiano ma non mi viene, L'Armée des Ombres, che è un film del 69 molto molto bello, che appunto racconta l'occupazione in Francia, e ho cercato un po' di riprendere quelle atmosfere, quel passo, e così. Questa è stata un'ispirazione, sì. E noi siamo qua al cortometraggio, che è appunto un festival che vuole lanciare e dare la possibilità a giovani registi, sceneggiatori, artisti di far conoscere le proprie opere. Secondo te qual è l'importanza di un festival del genere? Beh, enorme. Appunto, anche a livello personale mi permette di conoscere tanti ragazzi che come me hanno una passione smodata e che fanno dei sacrifici enormi poi per portare a termine i loro lavori. E naturalmente il cortometraggio, un po' per la sua forma breve, un po' perché appunto si tratta di lavori sostanzialmente disconosciuti, ha una vita molto breve e soprattutto limitata appunto ai festival. Quindi sicuramente un posto del genere è, insomma, una bella fortuna per chi partecipa. Hai in mente di fare magari un cortometraggio anche da? Sì. No, dal corto, da questo corto no, è una storia che si chiude qui, però sicuramente ci sono delle idee che stanno macinando. Allora, crepi, grazie. A trovarsi quando vuoi. Grazie mille, ciao.